Si è svolta a Scalea nella mattinata di lunedì 3 dicembre la cerimonia di inaugurazione della sede dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato. La cerimonia è iniziata nella sede del vecchio comune di Via Roma, alla presenza delle autorità militari, religiose, politiche e civili, presenti fra gli altri il sindaco di Scalea Gennaro Licursi e i rappresentanti della giunta, i sacerdoti di Scalea e del territorio, i rappresentanti della Guardia di Finanza, dei Carabinieri, dei Vigili del Fuoco, della Polizia Locale, della Croce Rossa Italiana e di altre associazioni del luogo. All'arrivo del vescovo della diocesi di San Marco Argentano Scalea, Monsignor Leonardo Bonanno, è stato tagliato il nastro all'ingresso della nuova sede intitolata a Cesare Puglisi. Il gruppo dei presenti si è poi spostato nella sede del comune di Scalea, dove nella sala polifunzionale si è tenuta la cerimonia ufficiale. In apertura l'intervento del vescovo, che ha salutato i presenti ed ha sottolineato l'importanza del lavoro delle forze dell'ordine per la sicurezza dei cittadini e per il mantenimento della legalità. Non è mancato il messaggio con riferimenti alla legalità di saluto agli studenti delle scuole medie di Scalea. Presente il dirigente Saverio Ordine, nipote fra l'altro del generale medico di polizia Filippo Ordine. Il sindaco di Scalea Gennaro Licursi, anche a nome dell'amministrazione comunale, ha salutato con soddisfazione la presenza di un nuovo presidio che rappresenta le forze dell'ordine. Diretto l'intervento del responsabile del gruppo di Scalea dell'AMPS, l'ispettore superiore a riposo Biagio De Francesco, che non ha nascosto la sua emozione nel ricordare l'assistente di pubblica sicurezza Cesare Puglisi, scomparso all'età di soli 43 anni, al quale all'unanimità è stato deciso di intitolare la sede di Scalea. Mi sono adoperato a creare questa associazione che oggi abbiamo inaugurato e speriamo di servire tutta la costa tirrenica nel volontariato, in tutto. Saremo presenti per onorare la Polizia di Stato. Diceva il sindaco che già prima di andare in pensione lei aveva questa idea, questa voglia di fare un'associazione e intitolarla poi a Cesare. Sì, a Cesare, perché Cesare è stato uno di noi, ha fatto servizio con noi, il papà ha fatto servizio con noi e quindi l'abbiamo dedicata a Cesare, perché non c'è più, che a solo 43 anni ci ha lasciato mentre era in servizio. L'impegno sul territorio nazionale da parte dei volontari dell'Associazione Nazionale di Polizia di Stato è stato ribadito da Emilio Verrengia, segretario economo nazionale dell'AMPS. Verrengia ha ringraziato per la partecipazione anche i rappresentanti delle altre associazioni dislocate sul territorio calabrese. Sia Verrengia che il vicequestore Domenico Lanzaro del commissariato di Paola non hanno tralasciato di lasciare un messaggio agli studenti presenti. Tutti hanno sottolineato l'importanza della presenza dell'associazione sul territorio. Il vicequestore Domenico Lanzaro ha poi portato i saluti del questore di Cosenza, Giovanna Petrocca, impegnata altrove. Manifestazione importantissima perché diffonde i valori della Polizia di Stato tra la comunità locale. Lei oggi ha parlato ai ragazzi anche di legalità. La legalità è un fatto che coinvolge più enti e anche l'associazionismo, quindi quale occasione migliore questa dell'inaugurazione della giornata di oggi con la nuova sede dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato anche a Scalea. Prima della consegna delle pergamene è stato chiamato sul palco il dottor Oliva, figlio del generale di polizia Vespasiano Oliva, che negli anni passati aveva favorito e fortemente voluto l'insediamento della polizia stradale a Scalea. La cerimonia si è conclusa con la consegna delle targhe e delle pergamene alle autorità presenti, oltre che alla vedova dell'assistente di pubblica sicurezza Cesare Puglisi, Nicoletta Pagano, presente col figlio fino al termine della cerimonia.
Io volevo ringraziare tutti per questa numerosa partecipazione e soprattutto l'amico Biagio Di Francesco, che ha reso ancora più vivo il ricordo di mio marito con questa bella iniziativa. Ringrazio veramente tutti.